l'Istituto Tecnico Agrario di San Martino di Rosignano è nato nel 1886 dalla determinazione e dalla lungimiranza dell'avvocato Vincenzo Luparia, uomo avveduto che aveva compreso che l'agricoltura non poteva essere soltanto il suo hobby di ricco borghese, ma l'attività caratterizzante della vita e del futuro di tante generazioni. Secondo il suo pensiero, il futuro in campo agrario poteva e doveva essere reso migliore favorendo l'istruzione e la sperimentazione, le basi ideali per creare ottimi tecnici. E la storia continua. Ascolta quello leader. Dall'ultimo potatore di questa zona del Monferrato, Rinaldo Luparia, ai giovani allievi potatori impegnati nel frutteto didattico della scuola di agraria di San Martino di Rosignano. Un salto temporale che ha visto la scuola trasformarsi, migliorare, rimanendo però fedele agli ideali e ai valori che hanno ispirato l'avvocato Vincenzo Luparia nel fondarla. Perfetto. Tradizione e modernità con al centro i giovani studenti. Un modello educativo che si accompagna al succedersi delle stagioni in un continuo confronto con la natura immerso nel mare di colline del Monferrato casalese. La rivoluzione verde che ha visto negli ultimi anni il ritorno di giovani alla campagna si tocca con mano all'interno della scuola Luparia, popolata da tanti ragazzi e ragazze che provengono anche da altre province e regioni. Indossare la divisa da lavoro rappresenta il primo passo del percorso di un futuro perito agrario, che nel mercato del lavoro odierno si presenta come un esperto in grado di ricoprire vari incarichi e funzioni nel settore agroindustriale ed ambientale. Il percorso, che ha una durata di 5 anni, prevede un biennio in cui gli studenti ricevono una preparazione di base e un triennio articolato in due differenti specializzazioni: produzione e trasformazione e viticoltura ed enologia. Questa scuola azienda agraria si fonda su una didattica che si riconosce nella dinamica stessa del lavoro, secondo una pratica formativa che si rifà ai modelli naturali di apprendimento, dalla teoria alla realizzazione pratica nei campi. Giornata di sole di fine inverno. Studenti del biennio svolgono attività nel laboratorio di chimica. Qui la natura, attraverso varie tecniche e procedure, svela i suoi segreti. Diciamo che il rame, essendo un metallo, è conduttore. Vedendo possiamo fare anche le misurazioni per il test. Allo stesso modo in cui liquidi e sostanze si uniscono in un esperimento per produrre una reazione o un nuovo elemento naturale, così curiosità e stupore si mescolano per generare conoscenza. Allora, oggi vedremo il canzoniere di Petrarca. Una lezione di letteratura italiana in classe. Attraverso la finestra aperta, i rumori e le voci che provengono da fuori sembrano fare da contrappunto alle parole dell'insegnante. Usciamo. Circondati dalle colline, i ragazzi lavorano nel vigneto. La potatura è un'arte complessa e affascinante allo stesso tempo. I tagli, guidati dall'insegnante, sono rapidi e precisi. Si dice che le viti piangano a causa della potatura e i tralci che piangono di più portino più frutto. Nel vigneto dell'azienda sono coltivate uve a bacca bianca e bacca rossa. Gli studenti hanno modo di apprendere le tecniche della viticoltura e quindi di svolgere praticamente ogni fase di lavorazione in vigna. Le varie fasi di lavorazione in vigna vanno dall'accollamento, sfogliatura, diradamento, fino alla vendemmia. Un rito che si ripete dalla notte dei tempi sulle colline del Monferrato. Le uve sono poi vinificate e trasformate nella moderna cantina della scuola. Dal 2002, nella cantina settecentesca oggetto di un sapiente e fedele restauro, si effettuano prove di assemblaggio di vini con affinamento in barrique. Questo ambiente di grande fascino è utilizzato anche come sala di rappresentanza e in occasioni di sessioni di degustazioni, sia di professionisti esterni che degli allievi stessi. L'azienda della scuola non produce solo vino.
Accanto alla cantina è presente un frantoio per la frangitura di partite di olive. La coltivazione dell'ulivo nasce infatti come progetto sperimentale e attualmente la produzione di olio è un altro fiore all'occhiello dell'Uparia. Vino, olio e... non poteva mancare una delle bevande più diffuse tra i giovani, la birra. Qui vediamo una classe impegnata nel birrificio della scuola, un laboratorio in cui si insegnano i processi produttivi che, a partire dalla materia prima, il malto d'orzo, attraverso il processo di fermentazione portano all'imbottigliamento e alla degustazione finale. Accanto al vigneto sorge l'orto. L'orticoltura rappresenta un altro importante punto di forza della scuola. Diverse varietà di ortaggi vengono prodotte e seguite con cura e passione dai ragazzi, dalla semina in serra alla piantumazione e coltivazione nell'orto. L'orto è gestito dai ragazzi nei pomeriggi liberi, in collaborazione con il personale del convitto. E con l'arrivo della primavera si colora al nascere dei frutti. Dopo un corso relativo esame finale, viene rilasciato un patentino per trattrici e attrezzature. La scuola dispone infatti di un notevole parco macchine e attrezzature specifiche, sufficiente a coprire buona parte delle operazioni agricole, che in futuro si potrebbe ampliare. L'ampia palestra della scuola, in cui gli studenti eseguono attività fisica nelle ore di scienze motorie, diventa per un giorno sede di sperimentazione. La scuola è stata scelta dal Politecnico di Torino per presentare un modello sperimentale di drone agricolo per il trattamento anti-zanzare e non solo. La collaborazione con enti esterni, privati e pubblici e la partecipazione a eventi e manifestazioni rappresentano passaggi significativi e formativi nell'arco dell'anno scolastico. La Fiera di San Giuseppe, che si tiene ogni anno a Casale Monferrato, si presenta quindi come opportunità per far conoscere al pubblico i prodotti del lavoro quotidiano di studenti e docenti dell'Uparia. E proprio la quotidianità si distingue da qualsiasi altra scuola della provincia di Alessandria per la presenza del convitto annesso all'istituto. Il convitto, fortemente voluto dal fondatore, è una struttura pubblica che offre anche un servizio semiconvittuale che prevede per gli studenti il pranzo in sala mensa e momenti di svago nella sala giochi, prima delle lezioni pomeridiane. Il convitto Uparia è nato per ospitare proprio quegli studenti che provengono da zone distanti. Dal lunedì al venerdì, al termine delle lezioni, questi giovani hanno modo di trascorrere del tempo insieme, intessere relazioni sociali, adempiere ai propri doveri. Senza soluzioni di continuità, la funzione educativo-formativa della scuola continua nelle ore pomeridiane e serali. La scuola azienda convitto Vincenzo Uparia diventa quindi non solo un centro di formazione tecnica, ma anche un luogo di crescita personale, civile e culturale. Al termine del percorso, il diploma di perito agrario permette l'iscrizione all'albo professionale e a qualsiasi corso universitario. Inoltre, consente la collaborazione nelle aziende agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Negli ultimi anni, la scuola offre la possibilità di frequentare il corso di specializzazione Mastro Cantiniere, le cui competenze specifiche riguardano la conoscenza della materia prima e la sua attitudine alla trasformazione e il funzionamento di tutte le attrezzature utilizzate nella cantina. Il Mastro Cantiniere acquisisce conoscenze che spaziano dalla chimica alla tecnologia, mettendole in pratica secondo le indicazioni date dall'enologo.